Antonio Patricelli, direttore commerciale Collefrisio, un'azienda giovane ma non per questo non estremamente dinamica e che ha riscosso e sta riscuotendo un grandissimo successo all'interno di un mercato che si muove benissimo e soprattutto all'interno di un Vinitaly 2011 che vi vede protagonisti. A che cosa è dovuto questo successo? Dove c'è il lavoro fatto bene, dove c'è la qualità, dove c'è la serietà, non c'è crisi, non esiste la crisi, quindi la crisi non ci appartiene per questo motivo. Stiamo crescendo principalmente all'estero, anche perché i nostri mercati di riferimento sono quelli stranieri. Ci troviamo bene a lavorare con gli operatori stranieri perché comunque danno fiducia, cioè loro, è chiaro, ti prendono, ti osservano 2-3 anni e poi ti fidelizzano, e quello è fondamentale, perché poi quando ti sei fidelizzato dopo qualche anno di lavoro, perché loro sanno che lavori bene, a quel punto il cliente è tuo, a quel punto hai consolidato. Allora possiamo dire Collefrisio for you? Collefrisio for you. De Luca, socio ovviamente di Collefrisio, a te tocca parlare ovviamente di quelli che sono stati i prodotti che hanno determinato questo grande successo. Fare un nome, un solo nome, è come denigrare gli altri prodotti. In qualche mercato dove i rossi sono facilmente più apprezzati, mentre in altri dove fortunatamente anche noi come abruzzesi abbiamo cominciato a lavorare bene anche i bianchi. Chiedono Collefrisio, sicuramente avranno modo di bere, a prescindere che sia un bianco, un rosso, un rosato, sicuramente un buon bicchiere di vino. Colgo l'occasione per fare un grandissimo augurio al mio socio Antonio e alla moglie Katia, che da un mese e qualche giorno sono diventati genitori di una bellissima bimba di nome Camilla. Una raccomandazione ai giovani che si apprestano a entrare nel mondo del vino: non fate girare la testa, ma fate girare il bicchiere.